Eccoci qua, finalmente possiamo dedicare la serata a quello che ci piace fare, cioè parlare di quello che è stato il risultato del GP sia di Lille che quello in New Jersey, con particolare attenzione questa volta su quello del New Jersey, perché il GP di Lille abbiamo avuto modo di seguirlo dal vivo, quindi abbiamo già discusso abbastanza di quello che è stato e di quello che non è stato, del motivo e del successo di alcune scelte, del successo di alcuni deck rispetto ad altri. Ci eravamo lasciati, e voglio partire con questo discorso, con il GP di Lille, con Mono Red e Mono Blu tempo, arrivato in finale con la vittoria di Mono Red in un torneo in cui il primo mazzo giocato è stato il Golgari Midrange e il secondo mazzo è stato il Jeskai Control, quindi un metagame molto orientato verso Golgari, che è stata una scelta molto diffusa anche nel GP di New Jersey, con delle differenze però. La differenza secondo me tra questi due tornei è stata una fondamentalmente: la scelta da parte degli americani di credere in una carta nello specifico, di credere nell'Honor Guard. Vedere una carta del genere, che di solito si gioca di side, vederla giocare tra le prime tre carte addirittura in un torneo, vuol dire che in America si aspettavano tutti il Golgari. Ce ne sono stati tantissimi. Golgari però non vince mai contro l'Honor Guard, soprattutto contro gli archetipi che sono stati portati. Adesso ne parleremo meglio. Questo rispetto verso Golgari invece non è stato portato mai in Europa. Pochissimi mazzi hanno portato l'Honor Guard, pochissimi mazzi in bianco, e nonostante tutto Golgari non ha vinto. Quindi qui arriviamo alla prima conclusione: il grande sconfitto, e penso di poter dire che sia effettivamente il grande sconfitto di questo meta, di questi GP, è stato Golgari. Mazzo portatissimo, metà dei deck probabilmente erano sia in America che in Europa Golgari, poco meno di metà dei deck, parlo del dei due. E nonostante tutto nessuno di questi è riuscito a fare, a vincere il torneo, con un aggravante in più, che per quanto riguarda il Grand Prix del New Jersey non è neanche arrivato in top 8, quindi non è neanche arrivato lì. Detto questo, andiamo a vedere velocemente quelli che sono stati i risultati in Europa, perché hanno vinto Mono Red e Mono Blu, perché sono due mazzi che giocano abbastanza bene contro Golgari. In realtà Mono Blu dovrebbe fare un pochino più di fatica, il problema è stato che tutti i Golgari, vedete quanto il meta di Magic è strano e quante le scelte possono cambiare, tutti i Golgari hanno giocato e si sono preparati per giocare contro gli altri Golgari. Quindi hanno portato un main deck scarno di removal contro le creature, e in monoblu quando hai poche removal chiaramente ti sale di sopra. Da questo punto di vista c'è da dire, perché abbiamo anche seguito la corsa di Nassif, non ha incontrato troppi Golgari, almeno da quello che abbiamo visto noi che stavamo guardando lo streaming. Quelli che ha incontrato però ha vinto senza troppi problemi. Golgari sappiamo avere grossi problemi a gestire le creature volanti. Con un main deck così scarno di removal, semplicemente sono soluzioni che non trovano. Questa è la spiegazione secondo me per il quale abbiamo visto vincere al GP di Lille Mono Red e Mono Lagro. Quindi deck forti contro Golgari, soprattutto di main deck. Assenza di tanti mazzi in Selesnya Tokens, Selesnya Angels e Boros Angels e Boros Midrange, che sono tutti mazzi che giocano bene contro Mono Blu e contro Mono Red. Una grande concentrazione di mazzi fenice contro i quali effettivamente anche questi mazzi giocano bene, cioè Mono Red e Mono Blu giocano bene. Per tutta una serie di motivi il GP quindi è stato lo scenario perfetto per vedere Major Mono Red e Mono Blu, cosa che non è successa in America, e adesso arriviamo a spiegare il perché anche di questo motivo. Faccio un'ulteriore piccola parentesi: Mono Blu tempo non è stato un mazzo giocatissimo. Non so quale siano stati il numero di giocatori a portarlo all'interno del GP. Qualcun altro c'era oltre Nassif. Buonasera Scomba. Però erano realmente pochi. Nassif è arrivato fino a lì perché è un ottimo giocatore di Magic. Quindi non direi che Mono Blu sia la strada da seguire per vincere. Non siamo tutti quanti Nassif. E in più abbiamo visto come in finale non ci sia stato alcun tipo di partita tra Mono Blu e Mono Red. È stato assolutamente distrutto Nassif 2-0 senza avere neanche la possibilità di giocare. Quindi non è consigliato secondo me in questo momento giocare Mono Blu tempo. Molto consigliata invece la versione di Mono Red Aggro proposta da Basson. Fortissima, solidissima, è un deck che non può sbagliare, sono tutti 4 per. Se trova la sua curva è un deck molto molto forte. È un deck che se la gioca con tutti comunque, ed è in grado di mettere sotto pressione tutti i deck. Grande assente, anche qui l'avevamo discusso ieri, lo ripetiamo per chi ieri se lo fosse perso lo volesse risentire. Grandi assenti sono gli Esper Control, pochissime liste di Esper e nessuna in top 40.
Altro grande assente è Dimir. Non c'è stata neanche. Non abbiamo visto neanche un giocatore portare Dimir. E c'è una spiegazione per questo. E l'ho detto in parte prima quando vedevamo la lista di pazzo. Il problema è che non ce la fa da solo come colore. E ci aspettiamo di vedere forse qualcosina in Grixis. C'è stato qualche temerario che ha deciso di portare Grixis, ma non sembra ancora essere all'altezza la lista del livello di questi main deck. Questo cosa vuol dire? Che adesso Grixis non è all'altezza. Arriveranno secondo me a creare sia per Grixis che per Esper dei deck validi in grado di giocarsela. Al momento non ce la fanno. Passiamo adesso quindi all'analisi di un meta che è stato completamente diverso, che è quello del New Jersey. Qui addirittura neanche un Golgari in top 8, nonostante l'affluenza massiva di Golgari. Anche qui ce ne sono stati tanti, lo potete vedere nelle altre posizioni. Soltanto che in America hanno deciso di fare un tipo di gioco completamente diverso. Intanto la quantità di Boros Midrange, di Boros Angels, di Celestia Tokens e di Celestia Angels è incredibilmente più vasta rispetto all'Europa. La scelta di giocare di main deck l'Honor Guard rende possibile questo tipo di giocata, perché sono tutti deck che senza la Honor Guard soffrono tantissimo Golgari. E soffrono tantissimo anche un deck che infatti è il deck che ha vinto, cioè Jeskai Control. Presenza massiccia anche di Jeskai Control. In realtà questa non è una sorpresa, perché Jeskai Control è stato giocatissimo anche in Europa. E sarà il secondo mazzo giocato in Europa. C'è un motivo, come vi dicevo, c'era un po' di scetticismo da parte dei ragazzi che mi seguivano riguardo Jeskai Control e le ultime performance nella settimana prima del GP. Ma mi avevo detto che Jeskai sarebbe stata una realtà, perché è un mazzo incredibilmente solido, tra i controlli il più solido. Ed effettivamente Jeskai è stata una realtà. Va a vincere il GP in America, ed è stato l'unico deck a non perdere neanche un game, quindi le ha vinte tutte durante la fase svizzera in Europa. Quindi significa che Jeskai Control è sicuramente un deck solido, è sicuramente la scelta per quanto riguarda i mazzi controlli. C'è un motivo, il motivo è il Clarion, è una risposta ottima contro la maggior parte dei deck, ed è giusto secondo me che Jeskai sia la versione migliore. Io credo che quando il meta cambierà ancora un pochino e si vedranno meno Golgari midrange, probabilmente Esper riprenderà un pochettino di strada, perché ha delle risposte migliori contro alcune minacce che si sono proposte in gran numero, come vedi le Fenici 3-2 o vedi le Fenici semplicemente quelle classiche che c'erano nel vecchio standard, le 4-3. E da questo punto di vista i Lava Coil hanno fatto un lavoraccio per tutti. Però avere la possibilità di giocare la quadrupla copia di Vraska effettivamente può aiutare contro questi matchup. Comunque, non sono Nostradamus, staremo a vedere cosa succederà nei prossimi eventi. Credo che comunque vedremo qualche Esper nei prossimi eventi, perché ha delle carte e ha la possibilità di fare bene. Andiamo a parlare di quella che è stata la top 8 dell'America e quali sono state le grandi sorprese. Sono incredibilmente sorpreso, la sorpresa su tutte le sorprese è Boros Mentor. Non c'è dubbio, questo è un mazzo che non mi sarei mai aspettato di vedere in top 8, men che meno in terza posizione. E sono curioso di andare a vedere la lista, infatti adesso ce le guarderemo quelle della top 8. È sicuramente la sorpresa numero 1 del GP, senza ombra di dubbio. La seconda sorpresa, se così si può dire, non è tanto la forza del deck, ma la quantità di deck presenti con questo archetipo. Ed è parlo di Boros Angels o di Boros Midrange. Il deck è forte, l'abbiamo provato, abbiamo visto che può fare tanto bene, abbiamo visto quanto le Honor Guard spostino completamente il matchup in suo favore contro Golgari. Il deck è assolutamente valido, non mi aspettavo di vederne così tanti. Mi aspettavo che ci sarebbe stato in America questo deck, non mi aspettavo di vederne così tanti e di vederne così tanti piazzarsi bene, perché comunque Boros Angels oltre alla seconda posizione ne vediamo tanti in 14esima, in 15esima, in 21esima, in 22esima, quindi sono tutti mazzi che sono andati bene durante la Svizzera. La cosa molto interessante di questo del GP in America è che la scelta di Boros non solo è stata fatta da molti, ma è stata fatta dai pro player, che è la cosa più importante, perché comunque Brad Nelson, che ci è arrivato secondo, ma è stata anche la scelta di Red Duke, è stata anche la scelta di Owen Turtlewald. Insomma, hanno capito e hanno deciso di giocare quel deck perché si aspettavano che fossero i più forti. Ciao Alan Darts, buonasera, benvenuto. Per questo motivo devo dire che Boros Angels è stata una sorpresa. A ciò si aggiunga, insieme a Boros Angels, gli amici di Boros in verde, il Celestia Angels e il Celestia Tokens. Allora, devo essere sincero, io mi aspettavo di vedere più Celestia Tokens
anche in Europa. Ci sono stati, non sono stati tanti. C'è un Celestia Tokens in top 8. Questo conferma comunque la forza e la validità del mazzo. E secondo me, se ce ne fossero stati di più di Celestia Tokens in Europa, avremmo potuto assistere anche a due Celestia Tokens in top 8. Ce ne sono stati veramente pochi. Veramente, veramente pochi. E tra l'altro, qualche piccolo problemino, magari non giocando a Leonor Guardi main contro Ulgari, ce lo possono avere, soprattutto post side, anche perché non ne hanno neanche troppe di side. In America ce ne sono stati di più, e in America effettivamente si sono affermati come deck. Vedete un sacco di Celestia comunque in classifica, hanno fatto veramente bene. Non sono stupito da questa cosa. Sono contento di vedere Celestia Angels, perché Celestia Midrange, perché era un deck che avevo avuto modo di provare, avevo avuto modo di proporvi, ed effettivamente il deck mi era sembrato solido, e lo ha dimostrato insomma in questo GP. Ha dimostrato comunque di poter fare bene contro tutti. Chiaramente la presenza massiccia di così tanti midrange non può far altro che portare Jeskai Control ad avere 4 deck all'interno della top 8. Quindi per questo dicevo non è una sorpresa, e adesso vi è arrivata la spiegazione del perché ci siano così tanti Jeskai in top 8 e del perché Jeskai abbia vinto. In un meta del genere chiaramente riesce ad avere qualcosina in più, non solo perché ha un main deck molto forte, ma perché poi Poseidon riesce a settarsi molto bene contro questi deck, che effettivamente di risposta contro i controlli, non giocando il nero, non è che non ne abbiano, ma ne hanno di meno. Quindi è naturale che Jeskai Control e Teferi in generale riesca ad avere la meglio su questi deck, perché l'assenza del nero è un grossissimo deficit per questi mazzi, nonostante abbiano altri tipi di sistemi, però effettivamente stanno sotto. Andiamo a vedere adesso lista per lista del cosa è successo, e andrei a partire però al contrario. Anziché guardare la prima, partirei velocemente da sotto. Piccola parentesi che va fatta riguardo a questi GP. Vi avevo detto un paio di la settimana scorsa, perché c'erano parecchie perplessità riguardo a come sarebbero stati i mazzi rosso-blu con le fenici. Vi avevo detto che il rosso-blu non si sarebbe giocato in nessun'altra forma se non quella con le fenici, ed effettivamente così è stato. Gli unici IZ che abbiamo visto sono qualche IZ control che è stato distrutto completamente al day one. Nessun IZ control o nessun altro IZ è riuscito a passare al day 2. Il mazzo fenici si conferma un mazzo solido, e si conferma la scelta per chi vuole giocare rosso-blu. Non ci sono altre scelte in questo momento, e io l'ho provato in varie forme rosso-blu, quindi ho anche un pochettino di esperienza diretta con i tatticismi e i tecnicismi di rosso-blu, e vi dico che si soffre troppo contro tutti i deck, ed è una sofferenza immotivata, perché semplicemente giocando lo stesso mazzo o simile, mettendoci il bianco, i matchup diventano incredibilmente più semplici, ma veramente troppo troppo facili da gestire. Quindi non c'è motivo di giocare IZ Control quando si può giocare Jeskai Control, non c'è veramente alcun motivo di farlo. È una scelta sbagliata, è una scelta che sconsiglio assolutamente a tutti. Cosa che invece non vale per quanto riguarda il mazzo fenici. Il mazzo fenici è un bel deck, giocatelo, portatelo, ed è efficiente, è efficace, e gira anche abbastanza bene, quindi è un bel deck. Quindi chi vuole giocare blu-rosso in questo momento deve giocare assolutamente il mazzo fenici. Andiamo a vedere quelli che sono i deck. Allora, io mi aspetto di vedere non troppe variabili sui mazzi Jeskai. Il mazzo è quello. Le uniche variabili che vedremo saranno le chiusure, secondo me, saranno i modi cioè in cui i deck vanno a vincere le partite. Il primo che stiamo vedendo ci propone come chiusure 4 Teferi, un Benfire e basta. E 4 Expansion Explosion. Questa è una delle tante scelte che si può fare. Rispondo subito a una domanda che so che mi arriverà, e mi arriverà tante volte da qui in avanti. Non chiedetemi qual è la versione di Jeskai migliore, perché non c'è una risposta. Non c'è una risposta, nel senso che sono tutte valide. E qualunque versione di Jeskai avrebbe potuto vincere il torneo, secondo me. Qualunque versione di Jeskai avrebbe potuto vincere il torneo. Quindi non chiedetemi qual è la migliore. Per quanto riguarda qual è la mia preferita, devo vedere tra queste, ma anche lì non saprei rispondervi. Sono tutti deck incredibilmente validi. Sono tutti deck che possono vincere. Dipende chiaramente dal meta che andate ad affrontare, ma
non c'è una lista di GSK migliore, quindi rispondo subito a tutti. Non c'è una lista di GSK migliore delle altre. Ci possono essere alcune scelte migliori di altre in base al meta che vai ad affrontare, ma i deck sono tutti assolutamente validi. Per quanto riguarda questo primo GSK che stiamo vedendo, ha scelto di andare a chiudere con 4 Teferi, un Banefire e 4 Expansion Explosion e giocare con gli Azor Gateway. Quindi supporta la sua strategia di gioco di Banefire più Expansion Explosion con la formazione di tanto mana grazie al Gateway. Questa è una delle scelte che GSK può fare, non è necessariamente brutta, è un'idea, il progetto ha funzionato sicuramente perché il ragazzo ci ha fatto top 8. L'unica cosa che mi fa storcere il naso non è tanto legata al gameplay, al game plan del deck, ma è tanto il fatto che servono 4 gateway e servono tutti e 4 in questa lista per giocare, potete esserne certi. E il problema è che è una carta mitica, quindi per il discorso ci interessa per Magic Arena. Mi viene a storcere un pochino il naso per andare a chiudere con il gateway, stavo leggendo la chat e adesso rispondo anche a Sargon. Mi viene a storcere il naso quando si tratta di craftare 4 mitiche e 4 gateway, non che sia una carta scarsa, ma è una carta limite. È una carta limite. Quindi non so, non consiglierei questo mazzo su Arena perché non è una carta versatile gateway, non si gioca ovunque e soprattutto in 4 copie. Per rispondere invece a Sargon come va a chiudere questo deck, perché Teferi è una chiusura? Teferi è una chiusura perché finita, una volta raggiunta l'ultimate con Teferi, preso il pieno controllo del board, raggiungi l'ultimate, quindi rimuovi tutte le carte sul board dell'avversario e tu non finisci il mazzo perché Teferi può fare meno 3 su se stesso. Quindi praticamente ogni turno tu peschi Teferi, giochi Teferi, fai meno 3 su se stesso e lo rimetti nel mazzo e passi il turno. L'avversario non ha terre, non ha niente da giocare, prima o poi lui finisce il mazzo e tu non lo puoi finire perché ha Teferi. Per questo Teferi è una chiusura. Fermo restando che una cosa del genere succede raramente, perché quando bianco-blu prende il controllo del deck, l'avversario di solito concede. Per quanto riguarda le altre chiusure di questo deck, sono Banefire e Expansion Explosion. Questo è abbastanza indicativo come chiudono, semplicemente di danni. A un certo punto ti fa un expansion da 75, grazie a tutte le terre che ha sul board, ti fa pescare magari 20 carte e tu nel deck non ce le hai, o comunque ti fa 20 danni e tu semplicemente muori. Quindi non c'è. Non è difficile da capire il perché siano quelle delle chiusure. La cosa interessante di questo deck, che non molti magari hanno notato, è l'utilizzo di 2 Divination e di un Chemistry Insight. Questa effettivamente è una cosa diversa rispetto a GSK che abbiamo visto finora, che volevano giocare le 4 Chemistry Insight. Questo è l'equilibrio che ha trovato questo ragazzo. Io non credo che questa sia stata la scelta degli altri GSK Control. È stata la scelta di Edgar Megalis, suppongo che si dia così, ma non credo che sia stata la scelta di tutti i Jeskai, anche perché, come potete vedere, lui non gioca Search for Azkanta come incantesimo e io penso che gli altri Jeskai lo faranno. Scorriamo velocemente la side e andiamo a vedere una carta che è importante nel sistema Jeskai, perché vedremo gli altri deck, che è Revitalize. Revitalize è una carta che è assolutamente necessaria per affrontare Moro Rosso. Lui decide di giocarla ai side. Ieri invece nei deck che abbiamo visto in Europa molte persone la giocano di main, addirittura in triplice e in quadrupla copia. Questa è una scelta che dipende dal meta che pensi di affrontare. Averne comunque almeno 2 copie di side va assolutamente bene. Per quanto riguarda il resto della side non c'è molto di innovativo. L'unica cosa interessante, vedete come i deck si sono preparati, l'Immortal Sun. Qui dice: ma come, giochi l'Immortal Sun avendo 4 Teferi, avendo Teferi come chiusura? Sì, quando vai ad affrontare Golgari vuoi l'Immortal Sun, se il caso vai a scalare un paio di copie di Teferi, perché comunque il mazzo Golgari è incredibilmente preparato con side contro Teferi, li togli e ti presenti con gli Immortal Sun. Hai comunque 18 altri modi per vincere, perché hai Banefire, hai l'Expansion Explosion, probabilmente metti dentro anche Nimizzet, metti dentro le Fenici, hai tanti altri modi per vincere. Quindi questo è il primo Jeskai che sceglie di andare a chiudere con il mana semplicemente. Andiamo a vedere qual è il secondo Jeskai. Come vi ho detto, ci sono tutte versioni differenti, non c'è una versione secondo me migliore delle altre, sono tutte valide e sono tutte in grado di vincere. Seconda versione di Jeskai proposta da Gonzales è con i Crackling Drake, e anziché il full set di Teferi gioca 3 Teferi e Rall come win condition.
alternativa. Questo deck, vediamo subito che si differenzia da quello di prima, per la scelta delle spell, anche di pescaggio, gioca 4 opt. Questo deck è molto più incentrato sul riempire il cimitero. Ci arriveremo, Spy, ci arriveremo con calma. Come vi ho detto ragazzi, oggi non abbiate fretta, arriverò a spiegare tutto quello che è nelle mie possibilità e tutto quello che le mie conoscenze mi permettono di fare sul meta. Quindi risponderò a tutte le vostre curiosità. Un pochettino di pazienza e arriveremo a parlare del vostro argomento. Non vi preoccupate che ci arriviamo. Farò una panoramica completa, abbiamo tempo, non abbiate fretta. Detto questo, questo è un Jeskai che viene chiamato anche Jeskai Spells. Quindi concentrato sulla quantità di spell che metto nel cimitero. Per questo motivo prende vantaggio, in teoria, anche se a me non piace come scelta, Ral sul quarto Teferi, e per questo motivo si giocano 2 Kraken Drake. Come vedete, come vi avevo detto prima, la scelta di questo Jeskai è di giocare almeno 3 Chemistry Insight, quindi non gioca la pesca, non gioca la pescata di Divination come l'altro, ha fatto delle scelte diverse. Gioca un Search for Azkanta. Come potete vedere, a differenza degli altri deck. Ciao Migrov, buonasera, benvenuto. Ciao Giampio, buonasera, ciao Saul, buonasera anche a te. Come potete vedere, a differenza degli altri, quanti HP siamo arrivati al secondo per quanto riguarda almeno il GP americano. Potete vedere un'altra cosa curiosa rispetto agli altri deck: giocare 25 terre. Perché? Questo Jeskai si può permettere di giocare 25 terre perché gioca 4 opt e gioca dei sistemi di pescaggio migliori magari rispetto agli altri deck, o più efficiente nei primi turni. Non è un'idea che mi fa impazzire, però per come è impostato il deck è giusto avere 25 terre. Come la side cambia un pochino rispetto agli altri, avere chiaramente 4 revitalize di main ti impedisce di averne altri side. Decide di giocare Legion War Boss. Ecco, Legion War Boss è un discorso che avevo fatto spesso con Soulgraver, che rifaccio velocemente per tutti. È una carta che non è piaciuta quando è arrivata, non è piaciuta dai test. Io però dissi una cosa al tempo, che poi ogni tanto mi piace essere profetico, e si è verificato. In tempi non sospetti, quando si parlava ancora di che deck fare i standard, si parla addirittura di 2-3 settimane fa, quando si parlava ancora del Boros mazzo forte, di Dimir mazzo Surveil fortissimo, quindi si parla proprio degli inizi dello standard, dissi che Legion War Boss non è una carta forte o necessariamente forte in un mazzo Mentor, ma che sarebbe stata una carta giocata come minaccia standalone, perché da solo molti deck, soprattutto post side, potrebbero avere difficoltà a gestire un board in cui il War Boss, se non viene tolto subito, porta tanto vantaggio. E questo è il motivo per cui vediamo il War Boss in Jeskai Control. Che cosa ci fa qui? Viene messa come carta di side contro gli altri mazzi di controllo come minaccia, perché arriva presto, arriva al turno 3. Di solito di side tendi a togliere Clarion, tendi a togliere gli spot removal, e Legion War Boss a quel punto diventa devastante, perché se non lo levi subito crea un'army di goblin molto velocemente, e se non la risolvi ti vince la partita. Questo è il motivo per cui lo vediamo. Per quanto riguarda il resto, abbastanza standard invece la Glitz Innova di Mizzet come minaccia aggiuntiva, chiusura contro gli altri mazzi di controllo. Non c'è niente di strepitoso o non c'è niente di strano in questa side, sono tutte carte che abbiamo già visto. Da qui apro un collegamento velocissimo. Finora, ed è una cosa che un pochino mi dispiace, a parte il mazzo Naya Ramp, non abbiamo visto utilizzo di carte, o almeno non di main deck, per i deck che abbiamo visto fino ad adesso, che stravolgono completamente il meta, che non erano mai state giocate. Perché tutte le scelte fatte da queste razze erano scelte che noi avevamo già visto, avevamo già commentato, se non già viste comunque in altre liste, chiaramente con un settaggio diverso, però non c'è stato molto di differente, almeno fino ad ora. Vediamo cosa ci propongono gli altri deck. Quindi chiuso il primo Jeskai, chiuso il secondo Jeskai, arriviamo al terzo Jeskai. Altra versione, anche questo, Jeskai Spells, questo con 4 Kraken Drake. L'equilibrio cambia sensibilmente. Questo è un Jeskai incentrato più sulla versione blu-rossa, e c'è lo splash in bianco per i 4 Teferi e per avere le 2 Justice Strike e una Cleanse Innova, che sono le cose che mancano fondamentalmente a Izzet Control. Questa è una lista che noi abbiamo provato, è la lista che ho giocato a tuo più volte io in Competitive Constructed, quindi l'avete seguita sul mio streaming. È una lista incredibilmente solida. Ci sono un paio di piccoli accorgimenti che chiaramente il nostro amico Kulik ha fatto per giocare il GP. Qualche copia in meno di Justice Strike, qualche copia in più di Syncopate, giocare Unites al posto dei Chemister per andare a gestire meglio la mana base. Però
Le spell, le carte che si giocano sono sempre quelle. Come vedete, questo deck che non gioca gli opt gioca 27 terre. Perché è assolutamente necessario fare land drop. Ha 8 chiusure perché ha 4 Teferi, 4 Galleon Drake e 2 Expansion Explosion. È una forma abbastanza standard di Jeskai Control. Per quanto riguarda la side, non ha niente assolutamente di nuovo. Stroke, Justice Strike, Lava Coil, Negate, il Set, le Lyran, i Mizzet e Nezzal. Siamo tutte carte che siamo abituati a vedere inside in tutti i mazzi di questo tipo. È un deck incredibilmente solido questo. Tutte le volte in cui l'ho giocato io in competitive Constructed ho sempre fatto 5 win. Sempre. Avrò fatto 4 run, forse 5. Abbiamo sempre fatto 5 win. È un deck che mi sento di consigliare. È un deck forte. C'è solo un grossissimo problema che è un deck lento. Quindi per farmare, vincere, vincere, vince. Perché vince? Però è un deck lento. Perché non ha troppe chiusure. Quindi se volete giocarlo, preparatevi a investire molto 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 tempo. Izzet Phoenix, il primo Phoenix che andiamo a vedere in America, quello che si è piazzato meglio. Voglio fare una premessa su questo Phoenix. Io credo, intanto è lo stesso Phoenix che è arrivato a fare top 8 su... Voglio aprire questa cosa, voglio aprire questo parallelismo un attimo, è importante. È una versione molto simile a quella che è arrivata a fare top 8 in Europa. Ciao Gege, ne stiamo parlando in questo momento. A poco arriveremo a parlare anche. Poi riparleremo. Arriverà dopo il momento delle domande. Intanto fatemi finire il discorso perché magari risponderò automaticamente a tutte le domande che volevate farmi, semplicemente parlando di queste top 8. Cosa potete notare da questa lista? Cambia poco, mancano i Goblin, però hanno gli Enigma Drake. Giocano 4 Enigma Drake, sia una che l'altra. E qua faccio un passo indietro, come dico io. Chiaramente mi autoelogio quando riesco a prevedere il meta. E mi tiro la zappa sui piedi da solo quando effettivamente sbaglio. Io onestamente non sono un fan di questa lista. Preferisco quella con le 4 Fenice e i 4 Drake e i 4 Goblin. E che gioco una versione un pochettino più controllosa, che gioca carte diverse. Però a quanto pare, da questo punto di vista, non avevo ragione io. Perché entrambi i deck in top 8 sono deck che invece giocano i Crash Through, giocano i Maximize Velocity, giocano le Wards of Fury. Ora io, e qua mi intestardisco di nuovo, continuo a pensare che la versione che gioca invece i due Beacon Bolt e i tre Lava Coil, che gioca gli Opt e che non gioca i Crash Through e gioca i Maximize Velocity, migliore. Continuo a dire che secondo me è quella la lista migliore, però i risultati in questo momento sono contro di me. Sono contro di me e mi dicono che invece va giocato l'Enigma Drake. Evidentemente ce n'è bisogno. Questa è una lista che comunque va approvata in più salse. È una lista solida. Come vi ho detto, è una lista che vince. Questa lista vince. Forte in Game 1 contro praticamente tutto. Soffre, purtroppo, soffre. E qui ci ricolleghiamo vagamente con Lil. Soffre molto il mazzo rosso. Perché non riesce a vincere la race, semplicemente nella maggior parte dei casi. A questo punto c'è da dire, vale la pena craftarlo? Sì, secondo me sì, è un deck molto molto forte, è un deck solido, più solido di quello che sembra. Non lasciatevi ingannare da carte come il Crash Through, carte come il Maximize Velocity e come Warlord's Fury. Magari vi bagnano e dicono ok, sono carte scarse. Le carte sono scarse, di per sé. Messe in questo deck però prendono un sacco di value. Quindi non lasciatemi ingannare da queste carte che sembrano morchie, perché in questo deck non lo sono. Fanno esattamente quello che devono fare, cioè mettono il counter dell'istantanea della stregoneria e pescano una carta. Che è quello che vuoi fare quando giochi questo mazzo. Quindi è un deck valido, gioca 21 terre, la scelta è giusta perché pesca veramente tanto. Lo proveremo, questo sarà uno dei deck che proveremo appena arriverò ad avere le 4 Fenici, lo proveremo in questa versione perché voglio capire perché avevo torto. Perché effettivamente a questo punto non posso dire di aver avuto ragione. Se entrambi i deck che hanno fatto top 8 giocano una versione del genere, evidentemente, è questa la versione da giocare. Le proveremo entrambe e vedremo se avrò modo di ricredermi oppure no. Se avete voglia di provare quindi un mazzo blu-rosso per chiudere il discorso, giocate questa lista. Tutte le altre non sono a livello. Un recap veloce. Mountain, le domande, se avrai ancora domande quando finiremo di fare tutto il percorso e tutto il viaggio all'interno dei GP, fatemele dopo, ragazzi, per favore. Perché magari risponderò, a
andando semplicemente avanti, perché tornerò su alcuni argomenti e risponderò alle tue domande. Quindi se c'è qualcosa che non vi è chiaro, qualcosa che non ho spiegato, chiedetemelo dopo, perché magari ci arriviamo, o magari lo spiegherò aprendo un topic. Quindi ne parliamo dopo in tutto quello, di tutto quello che manca. Andiamo avanti. Celestia Tokens, il primo Celestia a fare risultato, perché poi ce n'è anche un altro. La versione di Celestia Tokens, c'è una cosa molto interessante, che non è cambiata mai. Cioè, questa è la prima versione di Celestia che è uscita, di Celestia Tokens, ed è anche l'ultima rimasta. Non è cambiata niente. Cioè, questa l'hanno giocata la prima volta e questa è quella che ha fatto risultato. È esattamente la stessa sotto tutti i punti di vista. La cosa imbarazzante è che anche Inside è cambiato veramente poco. Veramente, veramente poco. Le novità possono essere lo Square Devotion contro il mono red, i 4 Ferox. Magari prima qualcuno giocava i cavallini, qualcuno giocava solo i Tyrant. I 4 Ferox contro Blue Nero, contro Esper e in generale contro i mazzi di controllo. E basta. Il deck è esattamente lo stesso di quello che abbiamo visto 2-3 settimane fa. Non è cambiato niente. Perché è una sorpresa questa cosa? Perché è strano che un deck che non si è evoluto riesca comunque a fare bene. Tra l'altro, qua facciamo un altro piccolo parallelismo col Celestia Token arrivato arrivato in Europa. C'è qualche differenza tra i due deck. C'è una molta differenza tra i due deck. Abbiamo parlato ieri del Celestia Tokens arrivato in Europa, che invece ha cambiato tanto. Ha cambiato tantissimo. Tutto bene, dilatatore. No, non è una novità. La prima lista aveva il Tor Lieutenant. Non c'è nessuno. Questa è esattamente la prima lista di token che è uscita in America, da uno Star City o dagli altri tornei comunque che avevano fatto online. Ed è esattamente la stessa lista che c'era lì. Cambia qualcosina di side, ma il deck è esattamente questo. Che invece non si può dire lo stesso, l'abbiamo discusso ieri, poi lo discutiamo anche dopo, del token che è arrivato in Europa. Questo ha cambiato tanto. Stiamo guardando in questo momento le liste che hanno fatto top 8 al GP americano. Stiamo analizzando questo perché il GP europeo l'abbiamo seguito in diretta, quindi abbiamo avuto modo di parlare di tante scelte. Non abbiamo avuto modo di parlare di questo, e quindi stiamo facendo un recap completo, perché ho visto che era una cosa richiesta. Sono in tanti ad avere qualche dubbio, quindi facciamo un viaggio all'interno del GP. Questo devo dire che mi sorprende parecchio. Vuol dire che il deck di per sé era già stato trovato in una forma ottimale. Funziona. È un deck forte, è un deck molto divertente, e lo consiglio perché è un deck molto divertente da giocare. Il problema di questo deck è che è incredibilmente costoso. Questo deck è veramente costoso. Per i giocatori di Magic Arena che non hanno speso, probabilmente non è fattibile, perché ci sono delle carte che devi avere per forza. Ora, non lasciatevi ingannare al fatto che ci siano anche le Sabrange Migration, perché comunque all'interno ci sono 4 March of the Multitudes, ci sono 3 Mare, 4 Lieutenant, 4 Lossodonti, 3 Trostani, 3 Legious Landing, 4 History. Sono tutte carte, secondo me, fondamentali per giocare la lista in questo modo. E quindi per i ricchi è consigliato, perché è un deck molto divertente. Per i non ricchi è bello da vedere. È quasi impossibile da realizzare questo in Magic Arena per i free play, a meno che non avete farmato tantissimo i draft di Ravnica e abbiate preso tutto. Proprio difficile da realizzare per i free player. È un peccato, perché il mazzo è divertente, vi assicuro che lo è tanto. Andiamo all'altro Celestia, quello arrivato più avanti. Il deck consigliato da me al tempo, quando vi dissi che questo deck si sarebbe giocato e che sarebbe stato un deck forte, mi sarei aspettato forse un'evoluzione verso il Naya. Poi feci qualche passo indietro perché mi resi conto che la mana base non supportava effettivamente un deck di questo tipo. Questa è la lista che vi ho proposto io. Sto guardandola, sto analizzando, ma cambia veramente di poco. È esattamente la stessa lista che vi ho proposto io. Le 3 Vanguard, i 3 Grace, i 3 Lieutenant, le 4 Norgard di main, i 4 Resplendent Angel, poi la combo con gli Angeli, Shalai e Lyra, i 3 Ajani e le 2 Vivienne. È esattamente la lista che ho consigliato io, questa, con qualche piccolo cambio. L'unica cosa diversa è che c'è il Binding di main, che io non avevo, forse, non ricordo bene, perché giocavo... Io giocavo i 2 Conclave, lui invece decide di giocare un Binding. È una scelta dovuta al meta, si può giocare anche il Conclave tranquillamente, una carta forte. Questo è un mazzo che ha una curva strepitosa. È un mazzo che, se al mulligan iniziale, cioè se nella mano iniziale apre Honor Guard, non può perdere contro Golgari.
E questa è una delle sensazioni migliori al mondo. Fare turno 2 Honor Guard, magari giocando on the play contro Golgari, e vedere il Golgari che non ha in mano le poche copie, perché ormai ne giocano copie di Assassin Trophy. Ah, proprio è. Cioè, tu giochi quello e quello la maggior parte delle volte fa Esconsid. Perché se non lo risolve, non riesce a fare vantaggio carte. Magari la soluzione la pesca e pesca tipo un Chupacabra per turno 5. Però già è troppo tardi, perché tu sviluppi un board strepitoso. Hai drop a 3, drop a 4 fortissimi. E non ce la fa a riprenderti. In più potresti anche giocare una seconda Honor Guard, e lì sarebbe realmente GG. Detto questo, questo deck è un deck costoso. Ha un grossissimo problema, che sono le Honor Guard, che sono 4 rare che giochi soltanto in questi deck o nella versione con il rosso. Ed è un problema questo. È un problema perché sono carte che non vuoi craftare su Magic Arena. Senza nascondersi dietro un dito, sono carte che non vuoi craftare. Resplendent Angel in 4 copie, probabilmente con il bianco le giochi. Le Lyra almeno 2 le giochi. Shalai almeno 2 le giochi in molti deck. Giocarne 3, 3 e 4 sono tante, però. Sono effettivamente tanti. Per quanto riguarda i Planeswalker, il discorso è lo stesso. 2 VVN, 1 o 2 VVN le giochi. 3 Ajani non le giochi da praticamente nessuna parte. 3 Ajani non le giochi veramente da nessuna parte. 2 forse sì in alcuni deck. Ed è un craft forzato, obbligatorio. I 3 Ajani in questo deck sono forti e sono richiesti. Purtroppo lo dovete fare se dovete giocare questo deck. Le quattro history sono il problema minore, nel senso che sono delle mitiche sì, però sono delle carte che vuoi. Cioè, history of Benalia in questo meta standard lo vogliamo. Si giocano anche decide nei mazzi di controllo per avere una minaccia in più. Si giocano sempre. È come l'Aera, quando giochi bianco sono carte che vuoi avere. Sono carte che comunque giocherete, quindi non sono un problema. Andiamo a vedere cosa ha deciso di fare per la side, se ha cambiato qualcosa. E la side è molto simile alla mia. Il doppio Tyrant di innovativo, tra virgolette, la prima volta che lo vediamo, c'è la Driade. Sarei curioso di capire in quali matchup mette dentro la Driade, probabilmente anche contro gli altri Celestia, visto che è una di quelle carte che fa tanto vantaggio, o come minaccia aggiuntiva contro i mazzi con il nero e contro i mazzi che fanno board sweeping. È una carta comunque buona inside. La Driade è una di quelle minacce che, come il Goblin, anzi forse più del Goblin, deve trovare risposta subito, perché già tenerla 3 turni sul board significa che probabilmente vince la partita, insomma. Poi bisogna vedere lo stato del board, però è una di quelle carte che va tolte subito. Se l'oppo non ha risposta, fa veramente troppo vantaggio. È una bella lista questa, è un mazzo solido, un mazzo forte, non è economico, ma è sicuramente un mazzo con cui, in Quick Extracted, questo deck ha la possibilità di tirare dritto, perché gioca bene e ha matchup buoni se gioca in curva contro tutto. Riuscire a fare Vanguard o Honor Guard into Angel, into Shalai, into Lyra è una serie di drop fortissima. È veramente una serie di drop fortissima e molti non hanno la risposta. Ma ha tanti piani questo deck per vincere. Anche fare Vanguard, Knight of Grace e di quarto turno la Jani è un modo per vincere. Ha tanti piani. Quello di prima costa meno, sono entrambi molto costosi. Sono entrambi molto costosi comunque. Non so adesso il numero di wildcard che servono per fare l'uno o l'altro. Sono entrambi incredibilmente costosi. Andiamo avanti per la vera sorpresa, da cui viene il titolo e non solo del mio streaming. Amici, per l'appunto, riunitevi. Amici di Boros, benvenuti a tutti. È il vostro giorno questo. È assolutamente il vostro giorno. Boros Mentor, è arrivata questa lista incredibilmente in terza posizione. Non mi sarei mai aspettato di vederlo così avanti. Ciao Spy, dopo le domande, per favore fatemi finire prima la review completa. Dopo facciamo le domande e potete chiedermi quello che volete e cercherò di rispondere a tutti. Però le facciamo dopo, perché se no altrimenti apriamo troppi topic e non riesco a finire. Allora, questo è un deck. Allora, intanto si gioca una carta che pensavo non avrebbe mai visto gioco, che non è Tachi, come si dice alla chat, ma è lo Swift Light Vindicator. Io onestamente non mi sarei mai aspettato di vedere nella top 8 del GP il Vindicator, e invece c'è, e ce ne sono 3 copie. Andiamo a vedere come è costruito questo deck. Le Vanguard, carta fortissima, soprattutto perché è un meta dominato dai Jeskai Control, e Jeskai Control ha dei problemi enormi contro la Vanguard. Non lo levi,
cioè proprio non lo levi, non ci sono cazzi, perdonando l'espressione. Se Vanguard entra a turno 2 sta lì e ti picchia per tutta la partita, non c'è niente da fare. Bounty Agent, questa è una scelta interessante, la condivide il giusto. Per quanto riguarda i Direfleet, se sono visti alcuni anche in altri deck con il rosso, è una carta oggettivamente giocabile di main deck. Spesso trova target contro tutti i deck, è difficile che non ci siano istantaneo stranunerie. Forte contro Jeskai, ma anche buona contro, forse contro Golgari soffre un pochino perché ha meno istantanee stranunerie, soprattutto nelle versioni midrange. Funziona contro Mono Rosso, funziona contro Mono Blu, funziona un po' contro tutti il Direfleet. E in più picchia come 2-1 First Strike, che male non fa. 3 Vindicator, una Honor Guard di main, mi aspetto di vederne altre di side. Ancora non ho visto la side, ma sicuramente se ce n'è una di main ci sono anche le altre di side. Potresti mandare il link alla classifica? Sì. 1 e 2. Ciao Checco, buonasera, benvenuti a tutti ragazzi. Allora, andiamo avanti. 3 Legion War Boss di main, 4 Militia Bugger, 2 Tajik, 3 Aurelia, 2 Fenici, un Siege Gang Commander. Come spell, le Justice Strike. Ecco, qua c'è una conferma di quello che vi dicevo per tutti gli amanti Boros che all'inizio mi credevano un po' meno. Quando dicevo che dovevate giocare il Lavacoil e il Justice Strike, perché la cosa più importante di Boros Mentor è attaccare. E infatti si presentano due Justice Strike e due Lavacoil. Non ci sono Lady Strike, c'è solo uno shock per rispondere e interagire un po' con i Planeswalker, un po' con le creature fastidiose del primo board. Soltanto un Integrity Intervention, ed era quello che mi aspettavo da questo deck, nella sua versione migliore, ed effettivamente è la versione che funziona meglio. 3 Legion's Landing, per chiudere. Piccola parentesi sul main deck, questo non è un deck economico, perché comunque ci sono i Vindicator, ci sono le Honor Guard, ci sono i War Boss, ci sono i Tajik, le Aurelia, le Fenici, il Siege Commander, ci sono i 3 Legion's Landing. Non è un deck economico, assolutamente. È un deck forte, punto di domanda? Questo non lo so, sinceramente. È uno dei deck che sono più curioso di provare, perché vedo tanti monopair, voglio capire effettivamente se funziona. La cosa che rende possibile questo mazzo, secondo me, e rende possibile il fatto di avere le monocopie come soluzioni singole, è il Militia Bugler, che in questo deck prende tutto, o quasi. Non prende le Fenici, che comunque restano una carta fortissima per conto loro, quindi comunque nel deck le vuoi giocare, un po' come giocare comunque l'Aurelia. E non prende i Tajik, che viene giocata in duplice copia, credo solo per questo motivo. In questo deck, secondo me, nella versione iniziale, Saran avrà provato a giocare più Tajik, li ha ridotti perché avrebbe avuto poi troppe carte che non giocano col Militia Bugler. Solo per questo secondo me li ha ridotti. Andiamo a vedere cosa gioca di side. Il secondo agent, la seconda strike, un cleric contro Golgari, le tre Honor Guard contro Golgari, un Clarion, penso per il mirror match, due Fatal Fire per andare a chiudere contro i mazzi di controllo che giocano Lyra, uno Shieldmare contro Mono Rosso, un tribunale sempre contro i mazzi di controlli. Poi c'è una carta molto interessante, si era vista più o meno negli altri deck per ora online. È una carta che ho difficoltà a decifrare, non la giocherei di main deck, però è una carta che è in grado effettivamente di portare un po' di vantaggio. È una carta che si gioca contro i mazzi di controllo per continuare a grindare risorse. Dice: all'inizio del tuo upkeep puoi esiliare la prima carta del tuo mazzo e se una carta non terra la puoi giocare, quindi ti fa pescare una in più. Quando casti la terza spell di un turno lo trasformi. Terza spell, attenzione, perché tutto sono tre spell, è tutto su Magic Spell, quindi anche se giochi tre creature si flippa. Quando si flippa dice che con tre fa tre danni a una creatura o a un giocatore. Quindi questo è un sistema per riuscire ad avere consistenza di danni contro i mazzi di controllo e per pescare un pochino di più. Lyra, non c'è motivo di spiegarla, lo sapete tutti perché sta lì. Un altro Siege Gang Commander e un altro Intervention. Questa onestamente ho difficoltà a capirla. E dovrei giocare il deck per capire quando inserirlo oppure no. L'abbiamo visto Saul, arriveremo a discutere anche i risultati dello Star City Game. Non è un torneo così importante, ragazzi, non è un torneo così forte. Lyra sta qui per giocare contro i mazzi mono red e contro mono green, contro mono blu, contro tutti i mazzi aggressivi che non possono risolvere una 5-5 First Strike Lifelink. Lyra sta qui per questo.
Per quanto riguarda invece le altre liste, le vedremo dopo Saul. Occhio a dare importanza agli Star City Classic, non sono importanti come GP, non si avvicinano neanche lontanamente. Non che non possano uscire liste valide, perché sicuramente si avvicinano liste valide, ma non è la stessa cosa. Per farti capire quanto questo torneo non sia importante come gli altri, si è giocato durante un GP. Quindi, se un pro player deve scegliere cosa giocare, va a giocare il GP. Cioè, questo è molto semplice. Quindi è un torneo un po' meno importante di quello che si crede. È un torneo importante, ci sono giocatori, ma non fa meta. Ecco, non direi che gli Star City fanno meta, perché non lo fanno. Anche gli Star City Open ce ne sono tanti durante tutto l'anno, ma non fanno meta. Sono, si vedono mazzi interessanti, però quelli che fanno meta di solito sono i GP e Pro Tour, perché è lì che vanno a giocare i pro player. Giocano anche negli Star City, perché nei tempi morti giocano anche quelli, però è un power level diverso di giocatori. Per farvi un esempio, giocatori scarsi di GP, e ne abbiamo visti giocatori scarsi di GP, soprattutto al day one, diventerebbero giocatori medi dello Star City. Ok? Questo è il rapporto che c'è tra lo Star City e il GP. Giocatori scarsi del Pro Tour sono giocatori forti dello Star City. Molto forti dello Star City. Cioè, tutti i giocatori che giocano al Pro Tour e che arrivano al Pro Tour potrebbero tranquillamente vincere uno Star City Game. Proprio tranquillamente. Quindi questo è il rapporto che c'è tra i vari tornei. Per chiudere, questa è una lista che va approvata, è una lista molto interessante, è una lista funzionale e ci conduce automaticamente all'altra lista di Boros. Quindi ghiotte soluzioni per i nostri amici amanti del Boros, che è il Boros Angels. Boros Angels è l'amico fraterno del Selesnya Angels, lista molto simile, anche loro vogliono sfruttare la combo drop a 3, drop a 4, drop a 5. Con la differenza che il Selesnya va a giocare di main le Shalai, perché le può utilizzare anche con la seconda, mentre loro giocano Aurelia. Quale che sia meglio? I risultati dicono che sia meglio Boros Angels, perché è arrivato un pochino più avanti. Aurelia fa cose diverse rispetto a Shalai, sono proprio due funzioni diverse. Per quanto riguarda questo deck, assolutamente lineare, le Vanguard dal lato e dall'altro. Le Honor Guard in 4x dal lato e dall'altro. Lui non gioca in Knight. Non giochi Knight. Per quanto riguarda la curva, i 4 Resplendent Angel, sempre Aurelia al posto di Shalai, triplice copia. Questo gioca 4 Fenici. Te lo puoi permettere, non c'è motivo di non giocare le 4 Fenici in un mazzo midrange. Sono forti contro tutti e stanno lì per questo motivo. 3 Lyra, 2 Shock, una Strike e 4 Lavacoil. Lavacoil è una delle carte del meta al momento, perché devi giocarle, per lo stesso motivo per il quale la gente si presenta con le Fenici, le 4-3 e le 3-2. Devi giocare Lavacoil, perché se no le togli. È una carta, la Fenici è forte, perché è una carta che se non hai un removal che esilia ti fa sempre un 2x1, o quasi sempre fa un 2x1. Come Enchantment, chiaramente le Istruzioni Benali e Binding. C'è una cosa da notare, che in questo meta e in questi GP il Binding spesso è stato preferito al Conclave. È una soluzione migliore per i mazzi midrange, proprio perché è una soluzione definitiva al problema. Riuscire a fare Binding su Teferi nel turno dopo in cui viene giocato è un problema enorme per Jeskai Control, che spesso non hanno troppe soluzioni per riuscire a risolvere questo problema. Quindi questa è la scelta, questo è il motivo per il quale vediamo i Binding rispetto ai Conclave. E credo che sia una scelta corretta, tra l'altro. Io in molti dei miei mazzi ho messo i Conclave per giocarli di vantaggio, cioè per fare due spell in un turno, però effettivamente in un deck come questo il Binding può dare qualcosa in più. Per quanto riguarda la side, qui c'è una cosa molto interessante. 4 Direfleet Daredevil di side. 4 sono veramente tanti. E sono lì per, suppongo, per giocare meglio il matchup contro i mazzi di controllo. Sappiamo che Jeskai comunque dà tanti problemi a Boros Angels, e riuscire a mangiarsi una counterspell ti dà la possibilità di giocare una minaccia. Il problema qual è? Il problema del Darefleet Daredevil è che quando lo giochi devi giocare la spell. Non è come il TF Sanity, per intenderci, che esilia la spell e la puoi giocare in un altro momento. Quando lo giochi devi giocare anche la spell, e questo rende un pochettino più complicato le interazioni. Bisogna ragionarlo un po' meglio su quando giocarlo il Direfleet. È una carta che comunque di side è forte, però bisogna capire quando giocarlo eppure no. Ti può permettere di ripartire, perché rubi un Chemister, puoi rubare una Divination, puoi rubare un Removal.
Fa tante cose, è una carta molto versatile, però non è semplicissimo giocarlo. In alcuni casi, anche perché devi anche capire quando lo sai di dentro, quando giocarlo senza value. Cioè, c'è anche questo del Delphic Daredevil, devi anche capire quando giocarlo semplicemente come creatura 2-1 per picchiare. Ha tante interazioni complicate da gestire, fermo restando che resta una carta assolutamente valida di side. 3 Seal Away, 3 Clarion. Questa è la cosa che non mi aspettavo da Boros Angels. Mi aspettavo di vedere questo deck con i Clarion di main, onestamente. Avrei dato per scontato di vederlo con i Clarion di main. C'è una spiegazione per questo. Il posto dei Clarion di main è stato preso dalle Honor Guard. Mettere 4 Honor Guard di main ha fatto in modo che il Clarion si spostasse verso la side, perché Honor Guard è una carta migliore di Clarion contro il Golgari. Il Clarion è una carta buona contro il Golgari, Honor Guard però è una carta migliore. E il Clarion gioca meglio chiaramente dell'Honor Guard in molti altri matchup. Per questo motivo si aspettava probabilmente Nelson di trovarsi anti-Golgari, cosa vera, e ha avuto assolutamente ragione, perché è arrivato secondo. Quindi ha scelto di giocare le Honor Guard di main e i Clarion di side. Fight with Fire, risposta all'Aira o a tutti gli angeli grossi. Un altro Binding è Immortal Sun, anche questa carta forte. Sia contro Golgari che contro i mazzi di controllo che giocano Teferi. Questo deck è abbastanza lineare, è abbastanza forte. Mi piacerebbe vedere Brad Nelson giocarlo. Brad Nelson è il 14 che vedete tra parentesi, significa che è il 14esimo giocatore al mondo al momento. Ed è realmente un ottimo giocatore. Tra l'altro, è un ottimo deck builder Brad Nelson, l'ha tirato fuori delle ottime idee, soprattutto per lo standard. E vederlo giocare Boros Angels significa che questo deck è effettivamente valido. Per intenderci, Brad Nelson è diventato parecchio famoso dopo aver reinventato un mazzo Aristocrats che si giocava a Mardu, cioè si giocava con il rosso. Lo ha reinventato con il verde, giocandolo quindi. Si chiama Junk Aristocrats ed era un mazzo Abzan, un mazzo fortissimo. Che per un anno, no, per un anno no, però per 6-7 mesi è stato imbattuto in praticamente tutti i tornei di standard. È stato uno dei mazzi più divertenti e più forti, forse, della storia dello standard. E ha trovato delle soluzioni veramente veramente geniali. Da lì chiaramente poi ci ha vinto un sacco con quel deck, poi è stato giocatissimo. Ho fatto questa sviolinata incredibile perché è il mio mazzo preferito, è il mazzo che io ho giocato per tanto tempo, è il mazzo con il quale ho vinto di più. Era veramente forte e veramente bello da giocare. Detto questo, per farvi un esempio, al tempo quando lo giocai per le prime 3 settimane non ho perso neanche una partita. E giocavo molto cartaceo dal vivo al tempo, poi neanche una partita ho perso. Quindi il deck merita tanto. Poi chiaramente ho perso andando a un Pro Tour Qualifier. Chiaramente non ho perso mai poi al Pro Tour Qualifier. Vabbè, ero comunque un giocatore non troppo forte al tempo, un giocatore nella media. E sono migliorato. Adesso credo di essere un giocatore lievemente migliore rispetto a prima. Però quel deck era molto tricky, dovevi giocarlo molto bene. E se hai giocato bene era un deck inarrestabile sotto troppi punti di vista. Andiamo quindi al winner di questo GP, che ci presenta Jeskai Spell, a quanto pare. La versione con il Gateway è stata lui a vincere, è stata questa a vincere. 4 Teferi come chiusura, un Banfire e 4 Expansion Explosion. Un K-Mister Solo, le Divination. È esattamente la stessa lista che è arrivata ottava. Esattamente la stessa lista. Credo che l'abbiano preparata insieme perché anche la side è identica. È proprio lo stesso deck. Preciso. Arrivato primo, un deck molto interessante. Secondo me deve anche essere un deck incredibilmente divertente da giocare. Domanda a cui rispondo subito: lo puoi giocare? Mi mancano i gateway. Non neanche uno. Purtroppo non ne ho neanche uno. Mi mancano tutti e quattro. E credo che siano indispensabili per giocare questa lista. Credo che siano veramente indispensabili. Finisce così quindi la nostra review per quanto riguarda il GP americano. C'è un paio di considerazioni. Allora, riguardo a entrambi i GP. Golgari, mazzo dominante, il più giocato. Non ha fatto completamente risultato in America, molto indietro. C'è un motivo, tutti i deck ci sono arrivati preparati. Un deck come questo grinda tante risorse. Veramente tante risorse, grinda. La scelta di giocare Divination è di avere risorse prima rispetto al K-Mister Rensight proprio contro quei mazzi. Ha la possibilità quindi di continuare a seguire il passo di un Golgari che esplora in continuazione. E per questo motivo riesce a stargli dietro.
Poi con Expansion Explosion, la prima la fai critica per risolvere qualcosa, ti puoi permettere di non farla bene. La seconda la fai per trovare la risposta alla sua super top deccata o alla sua super soluzione, tipo il secondo Planeswalker o la seconda creatura forte. Con la terza chiudi il game. Il motivo per cui ne gioca 4 è questo: si può permettere di giocare in maniera molto più aggressiva le prime expansion per trovare soluzioni nell'early game, perché sa comunque di avere le altre di backup per chiudere la partita. È scontato dire, ma lo diciamo, che un explosion a turno 15, 16, insomma, con tutto il mana contro Golgari va a chiudere il game. Perché comunque ti toglie un pezzo, ti fa 5 danni, pesca 5 carte e lì non lo recuperi più. Assolutamente. MVP del deck, come MVP in Jeskai, è sempre il Clarion, carta obbligatoria, 4 copie, non ci sono dubbi su questo. È interessante la scelta di removal che ha utilizzato il nostro amico Cassis. Non va a giocare Boardsweeper interi, cioè non va a giocare le vratte. Gioca però due set Elder Breakage. Per quanto riguarda questo discorso, non è facile capire dove sia la verità. Come vi ho detto, non chiedetemi quale mazzo Jeskai è migliore. Capire dove sia la verità non mi è chiaro. Perché ci sono persone che giocano due Settle, ci sono persone che giocano con due Glints in Nova. Ci sono persone che i Settle non li giocano neanche di side. In questo momento io credo che sia giusto avere Settle di main deck, perché ci sono molti Tyrant e soprattutto molti Golgari giocano con i Tyrant di main. E, a differenza degli altri deck, Golgari ha la possibilità di recuperarlo quel Tyrant dal cimitero. Quindi il Settle the Breakage, secondo me, credo che sia posizionato meglio come scelta di main deck. Questa è la mia impressione. Io probabilmente giocherei adesso una versione con i Settle, anzi ormai non più, perché dopo la disfatta del Golgari non credo che ne vedremo così tanti. Continueremo a vederli, ma non credo che ne vedremo così tanti. Sono contento di questa cosa, perché come vi avevo detto 2 settimane fa, e adesso ecco, vedi, mi sono tirato il bastone prima quando ho detto che avevo sbagliato a giudicare un paio di carte. Adesso però mi do una bella pacca sulla spalla quando vi dicevo che non c'era motivo per Golgari di essere così diffuso e così forte. Quando vi dicevo che non sarebbe stato il mazzo del GP, avevo ragione. Perché infatti Golgari non ha vinto nessuno dei due GP, addirittura in America non ha neanche fatto top 8. C'era semplicemente un isterismo insensato verso quel deck, perché era un deck in grado di grindare tante risorse. Cosa vera? Ma non era un mazzo così forte da giustificare tutta questa presenza. Non lo era. E infatti non lo sarà più. Si continuerà a giocare perché si continuerà a giocare? Perché resta un mazzo forte, resta un mazzo solido. Ma non è un mazzo che deve essere giocato oltre il 60% di playfield durante i tornei. Non è così. Non è così forte. Non è il vecchio monorosso, non è il vecchio rosso-nero. Non è così forte. E infatti si è visto. E detto questo, la side, il deck è assolutamente identico. Sono contento che abbia vinto Jeskai. Per un motivo sono contento specifico che abbia vinto Jeskai e che ce ne siano così tanti. È un mazzo che rivedremo tanto in giro. E vedere Jeskai così alto significa che Dimir, o meglio Esper, più probabilmente Esper, e anche qualche versione di Grixis saranno più giocate e saranno giocabili nelle prossime settimane. Allora, qua mi prendo le responsabilità di quello che dico. Questo è un mazzo che soffre tantissimo, Esper, soprattutto post-side. Jeskai contro il post-side veramente ha poche soluzioni contro Esper. Già la versione Dimir che gioca le campaign, se giochi le campaign di main, un pochettino ti mette in difficoltà. Perché giochi 4 Azzerare il Pensiero, il Tower Resort, e giochi le due campaign, le tre campaign, e già ti mette in difficoltà. Post-side diventa un match infernale. E ve lo dico perché Jeskai l'ho incontrato spesso. Con Jeskai ho incontrato spesso questi deck. E ci sono volte in cui non hai niente da fare. Perché quello è lì, continua a farti scartare. E tu non hai modo. Non hai modo di risolvere. Adesso ne parliamo, Sargon. Adesso ci arriviamo. Come ho detto, le domande appena avrò finito. Tutte le domande appena le avrò finito. Detto questo, analisi per il futuro e cosa produrrà il GP, secondo me, su Magic Arena. Armatevi contro Jeskai Control, ne vedremo un'infinità. Armatevi contro Boros, perché è un deck che tutti volevano giocare, che era sceso in popolarità perché non aveva fatto risultati recenti, ma le persone vogliono giocare Boros. È stato, su questo streaming è stato probabilmente il deck più richiesto tra tutti. Realmente il deck più richiesto tra tutti. Che versione posso giocare? Come lo posso giocare? Fammene vedere qualcuna, fammene vedere qualcun'altra. E adesso che hanno visto che ha fatto così tanti risultati, preparatevi a giocare contro Boros perché la gente lo vuole giocare.
Terza, se prima era un incubo, adesso lo sarà ancora di più. Monorosso si consacra ufficialmente, sarà pieno di monorossi, e accompagnato al risultato del GP si consacra come deck monoblu. Ciao ZX Hazard, buonasera, benvenuto. Benvenuto nel club. Accompagnato a monorosso c'è monoblu. E qua su monoblu dire una cosa: sarà pieno di monoblu. Tutti vi consiglieranno di giocare monoblu. Il mio consiglio è di non giocare monoblu. Nassif è un giocatore di Magic strepitoso, ha avuto tanti matchup favorevoli. Al primo matchup sfavorevole, perché io credo che non abbia mai incontrato monorosso, perché l'hanno portato in pochi. Su monorosso ha perso 2-0 no contest, cioè proprio che per chi ha visto la finale lo sa, non ha fatto niente completamente. È un deck economico, è vero, è un deck economico, sono d'accordo. Non vi consiglio però di investire tutte le risorse su questo deck, perché è un deck difficile da giocare, è un deck che rema sempre, può vincere contro tutti, siamo d'accordo. Ma non, se volete il mio parere, non fatelo. Se poi avete solo le wildcard per fare quel deck e volete farmare con quel deck, fatelo. Ma è un deck incredibilmente difficile con cui farmare. Ciao Giopesce, grazie per il follow. Perché non puoi sbagliare una giocata, devi stare sempre attento. Non è come monorosso che ha una certa, lo dico sempre, ti giri, guardi qualcos'altro e poi lo giochi mentre fai danno in faccia. Ciao Legend, grazie per il sub con Prime, grazie per il supporto. Grazie davvero Legend per esserti iscritto. Grazie davvero. Dicevo, non è un deck come monorosso che mentre ti guardi, che ne so, Breaking Bad, ti vuoi rivedere Breaking Bad e giochi monorosso e tiri tutto faccia e vinci. Con monoblu non ti puoi distrarre, devi assolutamente giocare. Quindi il mio consiglio è quello di non farlo. Se poi altri vi diranno di farlo o lo volete giocare lo stesso, fatelo. Secondo me non è una buona idea, perché richiede una soglia dell'attenzione troppo alta. E per farmare bisogna chiaramente investirci tempo, devi giocare tante partite. E oltre a dover avere una soglia dell'attenzione alta, considerare che dopo 2-3 ore di farming le giocate le puoi sbagliare perché sei stanco. È un deck difficile, non, secondo me non è una buona idea. Poi chiaramente ognuno è libero di fare e giocare quello che vuole, lungi da me volerlo dire. Altre considerazioni su questo GP: si confermano come deck solidi Celestia Tokens e Celestia Midrange. Sono deck solidi e divertenti, sono molto costosi, però sono deck molto divertenti da giocare. Questi sono consigliati. Boros Angels consigliato da giocare, anche questo è un deck molto 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 divertente. IZ Phoenix, l'unica versione di rosso blu che consiglierei a chiunque. Quindi torno in avanti quando mi chiederete che mazzo IZ posso giocare. Phoenix, nelle due versioni, sia quella più controllosa, quella più cauta, che quella lì invece più spinta e più veloce, che tra l'altro è quella che ha fatto risultato, vanno bene entrambe, giocatele. Rispondo subito a tutti i giocatori di Golgari. Se siete dei giocatori veramente forti di Magic come per il draft, Golgari resta ancora una soluzione valida. Non è più il periodo di giocare Golgari invece per i giocatori novizi. Non è il periodo perché ci sono troppi mazzi che hanno imparato come giocarci attorno. Quindi sì, oggi giocheremo dopo. Quindi se siete degli ottimi giocatori di Golgari, continuate a farlo. Il deck è forte, è solido e può vincere contro tutti. Se invece siete poco esperti e vi dovete approcciare adesso a Magic, non giocate Golgari Midrange, perché ormai ha troppi matchup sfavorevoli. È un mazzo che rema tantissimo. Se sbagli una giocata ti punisce incredibilmente. Quindi Golgari è sconsigliato per i novizi. Continua a essere un deck consigliato per chi invece gioca Magic da tempo, per chi invece conosce bene le meccaniche di Golgari. Per quanto riguarda i deck nuovi, Boros, i deck nuovi tra virgolette che abbiamo visto, Boros Agro, insomma Boros Mentor e il mazzo che abbiamo visto ieri in Aya Ramp, secondo me sono mazzi divertenti, sono mazzi che io proverò. Non vi so dire quale sia la loro solidità perché ancora non li ho giocati. Sicuramente sono mazzi giocabili, ho visto le liste, quindi sono mazzi con i quali potete divertirvi. Un mazzo che non ha fatto top 8 né al GP né al GP di Lille né New Jersey, ma credo che resti una buona soluzione per chi vuole farmare in BO1, è il White Winnie. Giocatelo assolutamente. È un mazzo forte, è un mazzo divertente, può vincere contro tutti, ha delle partenze che non possono essere bloccate. Quindi per chi volesse giocare un mazzo mono bianco può giocare questo senza problemi. È un mazzo forte, è un mazzo che si può giocare.
Detto ciò, credo di aver fatto una panoramica abbastanza completa. Buonasera a tutti quelli che non ho salutato finora. Se avete preparato delle domande, se siete pronti, è il momento delle domande. Scatenatevi. Potete chiedermi quello che volete. Allora, inizio a leggere le domande di Serish. Sono arrivato al discorso iniziale. Qual è il mazzo che richiede attenzione e che quindi non consiglieresti per farmare? Il mono blu. Stavo parlando del mono blu che ha vinto al GP. Quello è il mazzo che non consiglio per farmare. Secondo me richiede una soglia e un livello di gameplay troppo alto per essere considerato un mazzo da farming. Questa è la mia impressione. Se si parla proprio di mazzo puramente per farmare. Opinione sul Celestia Tokens. Secondo me è ancora un ottimo deck, ma ha migliorato. Beh, Celestia Tokens comunque è un deck che ha fatto top 8 in entrambi i GP. Quindi, onestamente, sì che è un ottimo mazzo Celestia Tokens. È assolutamente un ottimo. È un ottimo deck. È un ottimo deck. Credo ci sia molto da migliorare. È un deck divertente, forte, si può giocare sempre. Lo consiglio assolutamente. Izzet farà mai risultato? Izzet ha fatto risultato. Izzet Phoenix è un mazzo Izzet. Ha fatto top 8 sia nel GP di Lille che nel GP di New Jersey. Se parli di Izzet Spell, Izzet Control, non penso. Semplicemente la versione Jeskai è superiore sotto tutti i punti di vista. E non c'è motivo di giocare Izzet Control quando puoi giocare Jeskai Control. Cioè io proprio non vedo il motivo di giocare quel deck. Lo proverò e lo giocherò altre volte, ma non vedo proprio motivo. Mi stai dicendo che devo farmi il mono red o il mono blu? Genos sta sempre sul pezzo. Ho detto 6 volte che per farmare non è il migliore il mono blu. Credo che il mono red per farmare sia il deck migliore in questo momento. Su Arena credo che sia il deck migliore, senza troppi dubbi. Vai, Giampilil. Ancora una volta, mono red e mono dominato su tutti. Cosa ne pensi? Io credo che siano stati deck sottovalutati. Monorosso ha vinto perché c'erano troppi Golgari. Cioè, è stato sopravvalutato Golgari e sottostimato Monored. Questo è successo nel GP di Lille. Troppi Golgari, ragazzi, non ha senso. Ma anche in America, troppi Golgari. Non aveva senso portare così tanti Golgari. Non è un deck forte, ma non così forte a dire ok, giochiamo tutti i Golgari. Monorosso è praticamente per Monorosso è un bye. Perché tu, appena quello ti gira la terra verde e nera, già ti viene da ridere. E infatti è stato così. Il tizio con Mored ha vinto tutti i matchup contro Golgari 2-0. Tutti. Troppo facile per vincere. Per quanto riguarda il mono blu, ha vinto su tutti per lo stesso motivo. Perché è un mazzo che gioca bene contro Golgari. Soprattutto la nuova versione di Golgari che gioca pochi removal. L'unico motivo per cui hanno dominato così tanto è stato questo, secondo me. Perché sono deck che comunque hanno difficoltà. Giampio, gli stessi deck portati in America non avrebbero fatto top 8. Se la gente avesse provato a giocarli così tanto in America, con tutti questi Celestia midrange, con tutti i Celestia token, con tutti i Boros midrange, i Boros aggro, i Jeskai fatti in questo modo. Jeskai in realtà ci sono pure, con Jeskai se la giocano. In realtà è un matchup complicato, ma se la giocano. Con tutti questi midrange non avrebbero vinto mai. Mai, mai e poi mai avrebbero vinto. Sono sicuro di quello che dico. Sono certo che Monorosso non avrebbe vinto. Infatti, come potete vedere, in America l'avranno portato. E anche Monoblu l'avranno portato. Non sono neanche uno nelle top 37. E ci saranno stati sicuramente. Perché anche gli americani amano questo playstyle. Non ci sono perché non possono vincere contro questi deck. Quindi non so, sono in cima solo perché la gente ha sbagliato il meta, secondo me. Troppi Golgari. Per questo sono lì. Monogreen in QC con tanti monete diventa buono, sì. Monogreen è un mazzo giocabile. In realtà è un matchup. Dire diventa buono è sbagliato, secondo me. È sempre un lancio della moneta. Nel senso che se Monored parte fortissimo, tu non gli dici niente. E se tu parti fortissimo, Monored non ti dice niente. È chi ammazza prima l'altro. Comunque credo che Monogreen sia un buon deck in Quick Extracted. In generale, lo pensavo prima e continuo a pensarlo ora, dopo il GP. Questa è una cosa che credo. Ciao GG Binazzi, grazie per il sub. Grazie per il sub e grazie per il supporto. Siccome ci saranno Mo Rosso a non finire, cosa potrebbe essere un buon deck? Celestia Tokens, Celestia Midrange,
mono bianco lifelink, anche qualche versione di bianco nero lifelink, sono tutti mazzi che vanno bene. IZ Spell, in realtà IZ è un mazzo che non consiglio, però IZ Spell contro Moho Rosso gioca bene. È comunque un mazzo che non giocherei. Io mi presenterei con Selesnya, mi presenterei con il Boros, con tutti i deck che hanno modo di guadagnare vite e che ti presentano alle minacce troppo forti. Sostanzialmente tutti i deck che giocano l'Aira di main diventano viabili contro Moho Rosso, soprattutto nelle best of one, perché in BO1 il Moho Rosso non ha modo di risolvere l'Aira, perché alcuni giocano i Lava Coil, alcuni non giocano neanche quelli. Semplicemente tu scendi l'Aira e lui ti guarda, se fai un attacco con l'Aira hai vinto. Questi sono i deck che consiglio di giocare contro Moho Rosso al momento. Tra Otterlist e Jeskai, quale consigli di più a livello di wildcard? Sono tutte liste abbastanza costose. Per quanto riguarda le wildcard, io consiglio di giocare la lista standard che si è visto per ora. Questa qua con i Kraglin Drake e con i Teferi. Per il semplice fatto che io credo che in questo meta sia più forte, e lo ha dimostrato il fatto che ha vinto la lista con i Gateway. Il problema è che i Gateway non si giocano comunque, quindi a livello di wildcard giocherei questa lista qua, per il semplice fatto che richiede più o meno le stesse carte. Sono carte che vogliono entrambi i deck, e questa lista resta comunque fortissima. Come vi ho detto in competitive constructed, ci ho sempre fatto 5 win, ed è una lista solidissima e vale la pena giocarla. Quindi svenarsi per fare quelle 4 mitiche e fare questi Gateway secondo me non è necessario. E questo deck è più forte in questo meta, ma non è necessario giocarlo. Cioè si può giocare tranquillamente questa lista e fare bene. Deck da fare dopo questo GP, cosa consigli? Io pensavo di fare Jeskai americano, un IZ Phoenix o un Grixis sperando in suo avanzamento. Non ha senso fare Grixis perché la gente non ha trovato la formula. Io non vi saprei dire qual è la formula di Grixis. E ho la presunzione, e con arroganza, non voglio essere antipatico, che non lo sappiate neanche voi qual è la formula per fare Grixis. E con arroganza e con presunzione vi dirò che neanche molti degli altri streamers famosi, sì, italiani e non, che ci sono per ora, che non sono pro player, possano fare una lista di Grixis solida, perché se non l'hanno trovata i pro player non la trovano neanche loro, e mi inserisco chiaramente in quel gruppo. Quindi Grixis, se vuoi farlo come per for fun, per fare funzionare un Grixis, lo puoi fare, ma non credo che uscirà una lista di Grixis solida, o non credo che sarò io, che sarai tu, Soyumi, permettendomi, non vuole essere aggressivo, voglio farti avere il concetto, o che sarà, mi permetto, vabbè, non faccio nome, lo streamer X italiano o lo streamer X inglese che prova deck. Non sarà nessuno di noi a trovare la lista di Grixis che funziona, puoi esserne certo. Per quanto riguarda IZ Phoenix, è un ottimo deck in Game 1, è un deck ottimo per farmare, soprattutto la versione che ha fatto top 8 in entrambi i cosi. È un deck velocissimo, ve lo faccio vedere, mi sono sbagliato, volevo farlo così. È un deck velocissimo, provatelo, giocatelo, è divertente, è funzionale, è un deck che vince in maniera abbastanza facile, secondo me. È un deck che devo provare. Craftare le Fenici. L'unico problema di questo deck sono le Fenici, che secondo me sono forti solo in questo archetipo, e credo che si giocheranno solo in questo archetipo. Poi magari arriverà la mia smentita, perché all'inizio pensavo che non sarebbero state neanche giocabili le Fenici, pensate voi. E invece due deck ci hanno fatto top 8, quindi da questo punto di vista credo di aver sbagliato la lettura. No, aspettate, mi fermo. Ho detto che le Fenici non sarebbero state giocabili in nessun deck se non in blu-rosso. Ed effettivamente così è stato. Non mi aspettavo di vederle in top 8, però a quanto pare ci sono in top 8. Per iniziare a fare competitive constructed, quale consiglieresti? I mazzi contro come Jeskai sono giocabili anche senza tutta mana base? No, non sono giocabili senza tutta la mana base, soprattutto in competitive constructed rischi di perdere partite perché non hai le terre. Quindi Jeskai fatelo solo se avete tutte le terre, è obbligatorio, non ci sono dubbi su questo, su questo sono dubbi, sia la versione da anzi ancora di più la versione da 25 terre. Quella versione senza tutte le terre perfette non si può giocare. La versione da 27 ti puoi permettere di averne una in meno, ne puoi avere una o forse addirittura due in meno, ma la versione da 25 terre non si può giocare senza tutte le dual. Su questo non ci sono dubbi. Per quale mazzo consiglio di utilizzare le jolly per un nuovo giocatore di Magic? I mazzi più facili da giocare, in realtà devo dire che i mazzi che ho visto fino a qua sono tutti abbastanza semplici da giocare. E il mio consiglio per i nuovi giocatori è: scegliete quello con il quello che i colori che vi divertono di più, con il miglior rapporto wildcard, spese, carte da giocare.
Carte da giocare intendo tipo i mazzi che hanno l'Istrio Benalia sicuramente vanno bene perché l'Istrio si gioca comunque, i mazzi che hanno Lyra vanno bene perché le Lyra si giocano comunque. In questo momento tipo le dual bianco-rosse sono abbastanza quotate, quindi si giocano bene. Comunque scegliete i colori che vi piacciono. L'unico deck, io vi posso dire cosa non vi consiglio. Non vi consiglio Golgari, perché è un mazzo secondo me troppo complicato da giocare. Gli altri scegliete quello che vi divertete. Se volete giocare Tokens va bene, volete giocare Boros Mentor. Boros Mentor metto degli appunti, lo devo giocare, non lo so. Cioè Saran dice che è forte e ci ha vinto, io non lo so perché non l'ho mai, cioè non mi è mai sembrato così forte. C'è da dire che una versione come quella di Saran io non l'ho mai giocata, è una versione molto diversa da quelle che ho provato io, quindi non mi esprimo, non mi sbilancio troppo. Potrebbe essere un deck fortissimo, anzi probabilmente lo è visto che ci ha fatto top 3. Boros Angels è un deck divertente, Celestia è un deck divertente, sono tutti buoni mazzi per giocare per i nuovi giocatori, sono tutti mazzi molto forti, sono tutti mazzi molto costosi. Vale la pena craftare? Alcune carte sì. Le dual bianco-rosse ci giochi già due mazzi, quindi va bene. Ci giochi già almeno due mazzi. Le Istrio Benalia le si possono craftare. Le Lyra si possono craftare. Le Phoenix si possono craftare tranquillamente. Le Rekendrick Phoenix, le 4-3, non le 3-2. Le Aurelia, due almeno si possono craftare tranquillamente perché si giocheranno e si giocano anche in altri deck. Legion's Landing a quanto pare una carta molto quotata, quindi si può craftare. La March of the Multitudes è una carta molto forte e continuerà a vedere gioco e secondo me si può craftare. Shalai in due copie è una carta che si giocherà sicuramente in altri deck e si può craftare. Resplendent Angel, tutti i mazzi con il bianco probabilmente lo vorranno giocare e si può craftare. Il Clarion è una carta che si giocherà sicuramente in tutto lo standard e si può craftare. Settle the Breakage e Vratta, una copia almeno per ognuna si possono craftare perché si giocano anche nei mazzi midrange, perché alcuni la vogliono e si può craftare tranquillamente. Teferi per gli amanti del controllo lo potete craftare tranquillamente. Sto facendo razzimento locale sulle carte dello standard che si giocheranno sempre. Comunque Teferi lo potete craftare, è la carta più forte dello standard e si giocherà sicuramente. Le Frenzy si giocheranno sicuramente in molti deck, quindi le potete craftare. Frenzy è un'ottima carta, quindi la potete craftare. Gli Stinkin' vogliono un mazzo molto rosso, quindi probabilmente si giocheranno modo rosso o al massimo si sposteranno in qualche archetipo che comunque giocherà principalmente rosso. Fermo restando che sono una carta forte, non lo so se si possono craftare. I Legion Warboss è una carta di side in molti deck, quindi non consiglio di craftarla. Considerare molte domande, non le sto leggendo. In questo momento mi sto concentrando, poi adesso arriverò alle altre domande. Sto facendo una panoramica delle carte, sto pensando al nero. Le Vraska's Contempt probabilmente si possono craftare. Gli Assassin Trophy si possono craftare, sono carte che si giocheranno sicuramente. Vraska Grande si può craftare, Karna si può craftare, Vivienne si può craftare, Ajani in due copie almeno si può craftare. Questo per quanto riguarda i Planeswalker. Credo di aver nominato tutte le carte che sono giocabili in molti mazzi, tutte le carte più forti di questo standard, credo di averle nominate tutte. Cioè quelle che sicuramente si giocheranno, quindi potete essere tranquilli, potete craftarle che tanto un utilizzo lo trovate. Mi dispiace non poter dire lo stesso di Lune Whisperer, che è un assente da questa lista, è una carta molto forte e io credo che si giocherà. Però in questo momento non è una carta giocata, quindi è inutile dirvi. I Carnage Tyrant si possono craftare invece, come ero dimenticato i Tyrant, assolutamente. Due copie si giocheranno sempre con il verde. Non mi viene in mente nient'altro, magari se mi viene qualcos'altro in mente lo dirò più avanti. Le terre doppie sono Medic Crack, no, sono rare e basta le terre doppie. Allora, è possibile costruire Leeds Phoenix con tre Fenici? In questi giorni sono stato fortunato a prendere la seconda e terza Fenice, ma non mi va di craftarmi la quarta. È un deck che le vuole tutte e quattro, Rally. Le vuole tutte e quattro perché la Fenice tu la vuoi vedere il prima possibile. E se vuoi giocare EZ Phoenix devi avere quattro Fenici, senza dubbio.
Non ho dubbi su questa cosa. Un Jeskai midrange non avrebbe senso. Ho visto delle varianti Jeskai molto interessanti, un po' meno controllo. Sì, io l'ho giocato Saul in questi giorni. Se mi segui, forse stasera farò una run pure con un Jeskai midrange. L'ho provato, si può fare, si può giocare. Però Jeskai control è più forte. Cioè si può fare tranquillamente, però Jeskai control è più forte. La partita alla mora è l'Esper Turbo Fog. Ma che io sappia la moda non è partita. Si è giocato, c'è qualcuno che l'ha provato. Non mi sento di dire che Esper Turbo Fog sia il deck da battere, ecco, assolutamente. C'è qualcuno l'ha giocato, se non sbaglio è stata una lista che ha giocato al GP, però mi pare che non abbia neanche fatto dei due, perché c'era un Turbo Fog, l'abbiamo visto in day 1 e giocava Esper, era Bant splashato nero. E ha fatto forse dei due, non lo so. Però non è arrivato nei primi 40. Non so perché è partita la moda, sinceramente. Per farmare Selesnya ci posso giocare al cervello semispento? Sì, più o meno semispento. Cioè, Selesnya ha alcune giocate in curva che non gli dice niente. Ragazzi, il deck è quello, eh. Se fai turno 2 Knight of Grace, turno 3 History. Anzi no, ti faccio la curva che secondo me è la più devastante di tutte. No, in realtà ci sono due curve, per questo Selesnya mi piace, ha due curve assolutamente devastanti. Il primo piano è Adanto Vanguard, Resplendent Angel, Shalai, Lyra. Il secondo piano è Cavallino, 2-2, History of Benalia, Ajani. Sono due piani che sono fortissimi, perché sono veramente devastanti. E se becchio l'uno o l'altro, probabilmente vinci. Che mi dici Grixis Control? Ne ho parlato prima, non so se c'eri Kaslas. Non è un deck che posso fare io, non è un deck che puoi fare tu. Lasciamo che i pro player continuino a lavorarci. Le versioni che ci sono ora non sono abbastanza forti, lo dimostrano i risultati. È un mazzo che comunque è divertente, ma non è abbastanza forte per essere tier 1. Aspettiamo che i pro player ci lavorino. E per pro player intendo, ragazzi, qua non è un dissing, però vedo che c'è molta misdirection ed è una cosa che non mi piace. È una cosa che non mi piace, l'attitudine che si è presa su Magic Arena. Cioè molti streamer, non solo italiani, anzi soprattutto quelli inglesi, stanno spostando orde di giocatori verso mazzi scarsi. E non cascateci, i mazzi forti sono quelli dei pro player, non sono quelli degli streamer. E lasciate che siano loro a lavorarci per noi streamer e per voi giocatori. E se uscirà una forma forte di Grixis, la faranno loro, non vi preoccupate. Vediamo se ci sono altre domande. Sto scorrendo la chat. Quale versione di Selesnya ti è piaciuta di più? Sono entrambe molto belle, sia il Selesnya Token che il Selesnya Midrange. Sono entrambe molto belle. Mi sono esaltato e mi sono divertito di più con la versione Selesnya Angels. Però c'è un grosso però. Anzi no, ho dato una risposta sbagliata. Selesnya Tokens ancora non l'ho mai giocato. Quindi io Selesnya Angels è quello che ho provato, ma credo che siano entrambi molto divertenti. Direi up to you, cioè se vi piace generare più board o vi piace avere curve più devastanti, ma è assolutamente up to you. Secondo te perché IZ Fenice, che è arrivato in Top America, non giochi Goblin? Io credo che non giochi Goblin perché non gli servono. Credo semplicemente che sia questa la spiegazione. Gioca tante... La motivazione è questa, se guardi il deck giocando 4 Crash Through, 4 Opt, 2 Maximize Velocity, 4 Shock, 4 Wardos Fury, non fa quasi niente per te il Goblin, perché alla fine di carte che ti costano più di 2 hai 4 Shard Curse, un Lava Coil, 3 Tormenting Voice e un Beacon Bolt. Questo è il motivo per cui non si gioca il Goblin. Questo mana lo devi pagare per forza, perché è il mana specifico, quindi non hai bisogno del Goblin in un deck che non gioca troppe spell a costo 2, questo è il motivo. Ciao Dino, buonasera, benvenuto. Mi consigli fare Jeskai anche se devo usare 10 wildcard per le terre? Sì, Jeskai è un mazzo forte. Cioè se vuoi un mazzo solido e forte, Jeskai è un mazzo assolutamente forte. Non ci sono dubbi. E senza terre non si possono fare. Comunque nel trial GP di Lille ha vinto Grixis. Non significa niente. Non significa assolutamente niente. Cazzo. È un bite, ragazzi, qui c'è...
Sono numeri questi qua delle liste finali del GP, sono numeri. Quali sono i deck che hanno i numeri più alti? E a livello di numeri, Grixis non ce li ha. Non è riuscito a fare top 40 né in America né in Europa. Vuol dire che non ce la fa. Cioè, non è che sono io che odio Grixis. A me Grixis piace un sacco e vorrei giocarlo. Sono il primo a voler giocare liste Grixis ed Esper. Non ce la fanno. Sono deck che purtroppo non ce la fanno. Può aver vinto quello, però devi considerare che altri LGP il livello è molto più basso. Sono molti meno turni. È completamente un'altra cosa. Completamente un'altra cosa. Hai visto i risultati del GP di Lille? Sì, Francesco Pasini, stiamo parlando di questo. Insomma, era un recap di quello che è stato sia a Lille che in New Jersey. In realtà, approfitto della sua domanda, perché magari è arrivato dopo per rispondere anche agli altri. Il GP di Lille l'abbiamo seguito in diretta, quindi l'abbiamo visto proprio crescere il GP di Lille. È possibile montare Izzet senza Shockland e altre dual? No. No, perché soprattutto questa versione molto aggressiva che gioca 21 terre deve trovare tutti i colori. Quindi vuoi assolutamente tutte e 8 le terre doppie. Non ci sono dubbi. Per i novizi, secondo me la cosa più semplice è giocare monoblu. Ma non è vero che è la cosa più semplice è giocare monoblu. Anzi, non è un mazzo assolutamente da novizi, Francesco Pasini. È una bomba che sta girando per internet e che molti streamer hanno messo in giro. Ma non è assolutamente così. Monoblu è un mazzo difficilissimo da giocare. Almeno giocarlo bene. Chiaramente puoi anche giocarlo a casa e giocarlo. Ma monoblu non è un mazzo facile da giocare. E il giocatore che ha fatto top 8 è uno dei migliori giocatori di Magic della storia. Non è il primo così. Nassif in questo momento è da un paio d'anni che non è in ranking, perché forse sta giocando meno, ma è comunque uno dei migliori giocatori di Magic della storia. Non è un novellino. Quindi non è vero, è una bomba questa, che è una bomba che stanno facendo girare, ma non è così. Scusavo, due mitiche e 4 rare per Golgari. Ma Golgari si può giocare, Caos, non si può giocare. Resta comunque un deck forte. Non è un deck che consiglia nuovi giocatori, assolutamente. Però è un deck forte comunque. Nessio non si può giocare. Dures, vabbè, Dures, sto parlando chiaramente delle. Io, le carte che ho nominato sono carte rare e mitiche. Non sto parlando delle non comuni. Sto parlando di rare e mitiche, grazie. Non mi posso mettere a fare anche la lista delle comuni. Ci sono tante comuni e non comuni che non ho. Se ci fate caso, non ho nominato comuni e non comuni perché sono tante. Nelle liste Cessna Token, consigli quella che è arrivata in top 8? Sì, è quella la lista più stabile, è quella che ha fatto meglio. Quindi, assolutamente sì. Ci sono altre domande. Una lista di Esper, come la vedi? Adesso ci arriviamo a guardare. Adesso guarderemo a Hazard le liste che non hanno fatto risultato e che secondo me possono essere giocate. Siamo sicuri che Teferi sia la carta più forte dello standard? Vabbè, chiaramente sto parlando della carta mitica più forte dello standard. Dures, aggiungerò che Dures non è una carta solo per lo standard. Dures, è una carta forte da sempre. E no, comunque credo che nonostante Dures sia Teferi la carta più forte dello standard. Perché comunque il Teferi lo puoi giocare tranquillamente di main deck, Dures di main deck non ti dà niente di più. Fermo restando che Dures sia una carta fortissima. Ed è stata la carta nel vecchio standard, qui no, più giocata. Ed è probabilmente una delle carte più giocate. Duras non è la carta più forte di questo standard perché il nero non è il colore più forte di questo standard. Mentre Teferi ha parecchio flavor con Jeskai. Per questo motivo Teferi secondo me in questo standard è superiore. Non è importante che Dures tolga Teferi. Il nero in questo momento. Cioè, ragazzi, a parte Golgari, che è l'unico mazzo che lo gioca, non è un meta per il nero. A parte Golgari, chiaramente Golgari, tutti i Golgari giocano le Dures, è ovvio. Ma non c'è nessun deck che le monta di main ancora. Teferi è semplicemente una win condition. Sono due cose diverse. Non sto dicendo che Dures non sia forte. Dures è fortissima, ma non è la carta più forte dello standard.
Sto andando a scorrere la chat. Le domande che sto leggendo in chat, Francesco, che sono un pochettino indietro perché sto leggendo quelle di prima, perché sto cercando di rispondere a tutti. Lo so, ragazzi, sto cercando di rispondere a tutti, mi sembra corretto di come le avevano fatte prima. Lo so, ragazzi, sto ripassando ora. A proposito dei mazzi di streamer, ieri sera Twitch con noi ha giocato questo ottimo mazzo meme. Adesso lo guardiamo, i mazzi meme lo sapete che mi piacciono. In virtù del meta attuale, la risposta è Jeskai. Lo dicono anche i risultati. Ah, io sono un grande amante di Esper, però Jeskai è la risposta. Leggere Boenge, ma anche due Benalia, tre Lair, tre Spendenge. Vale la pena craftarle? Sì. Assolutamente. No, il mazzo senza quelle carte è ingiocabile. Non, è Boros, non sarebbe Boros Angels senza quelle carte. Piacerebbe tanto giocare il Sesame Midnight Explorer. Sembra un mazzo divertente. Lo è, Fabs. Lo è assolutamente un mazzo divertente. Purtroppo non ci sono liste che sono arrivate in alto, però è un mazzo molto divertente. Se metti genera, compri un draft da 752 e metti la, che tre pacchi normalmente li paghi. No, tre pacchi li prendi a 1000 l'uno. I pacchi costano 1000 l'uno. Ma il povero Esper manca a Gilla Zorzi, infatti ancora vediamo. Cosa manca esattamente ad Esper? Minacce? Manca il Clarion. Questo è manca ad Esper. Ma attenzione, su Esper dirò una cosa. Adesso sono arrivato alla fine de- mi sono messo a leggere tutte le domande, quindi dovrei avere risposto a tutti. Esper è un deck che secondo me al Pro Tour vedremo. E credo che ancora... credo che ancora non ci sia stata la lista definitiva, o che non abbiano trovato la quadratura, un po' come per Grixis. Io credo che Esper al Pro Tour lo vedremo. Esper è un deck forte. Ha qualche piccolo problema di settaggio. È probabile che gli Esper che sono andati a giocare a New Jersey, ad esempio, non si aspettassero di giocare contro così tanti Boros Angels e Selene Angels. È probabile. Perché giocare Esper quando vuoi giocare Jeskai? Perché mi piace di più giocare Esper. La risposta alle volte, ragazzi, ci sono risposte che sono meno logiche di quanto dovrebbero. Perché preferisco Esper? Perché mi piacciono di più come colori da portare al torneo. Perché ci sarà qualche stronzo che come me preferirà giocare Esper. No, a parte scherzi, perché Esper gioca meglio contro Jeskai. E quindi al Pro Tour mi aspetto di vedere molti Jeskai, ed Esper ci giocherà meglio contro. E per questo mi aspetto di vedere fare qualche risultato in più ad Esper. Tutto qua. Perché lo chiede a me, perché io preferisco semplicemente giocare Esper. Mi piace di più. Buonasera Tilproof, buonasera, benvenuto. E allora, prima di vedere Scarizard, vediamo che cosa hanno... ops. Vediamo che cosa hanno fatto velocemente agli Standard Classic di Charlotte. E sicuramente, come dice Temple, ti manca la botta forte di Expansion Explosion, che in molti casi ti fa vincere la partita, perché è un mazzo di controllo che può fare danni e pescare, insomma. Di che mazzi avete parlato? Di praticamente tutti i mazzi del GP, sia americano che europeo. Contro mono blu con il mazzo Celestia Togens. Lo devi... Non c'è da dare consigli, eh. Chi vince la race lì. Devi riuscire a fare la race prima di lui. Vabbè, Tiltprof, sarà possibile comunque riguardare il bot, lo caricherò. Allora, vince il 5 color deck, che adesso andrà a vedere perché mi avete chiesto di vederlo. Per il resto non c'è nessun'altra novità. Vediamo questo 5 control, 5 color control. Ne provi qualcuno oggi di questi? Sì, adesso ne proviamo qualcuno. Mi dà la tua opinione, Elmo Red, in questo meta?
Intendo quello in Monte 4 Frenzy, la migliore versione che abbia mai visto di Mored. Mi piace moltissimo la sua scelta. Mi piace veramente tanto. E anche in relazione alla vittoria del GP Lille, anche se nella top 50 non ce ne sono due. E ha fatto un'ottima scelta, secondo me, a giocare 4 Frenzy, anche perché quel deck, non so se avete fatto caso, gioca di side le Treasure Map. E la combo Treasure Map più Frenzy è una combo che si era visto in primis nel mazzo Gruul con i dinosauri. Ed è una combo fortissima. Avere Treasure Map più Frenzy più lo Sinking contro i mazzi di controllo che grindano risorse, semplicemente li mandi al barretto perché quello che generi non può essere gestito da tutti loro. Credo che sia stata un'ottima scelta. Onestamente mi è piaciuta e la condivido. E ora come ora è il deck che farei io. È esattamente il mono red che farei io. Per il quale 4 Treasure Map di side che migliorano tantissime matchup. Il mazzo, questo mazzo è forte. Ha deciso di non giocare X-Factor per giocare 4 Frenzy. E va bene. Ma infatti le gioco con i side. Sono lente di main, però di side va bene. Lo giochi ormai. Ti copiano le liste. Non riesci a farlo girare questo deck? Sì, è un deck. Insomma, un pochino ci devi ragionare. Un pochino ci devi ragionare. Però il deck è forte. Il deck è indubbiamente forte. Dico, non è così complicato, Cioè, sicuramente non è immediato, però non è neanche così complicato. Questo deck è solido. Cioè, questa lista è bella perché è solida. Fa le sue cose e le fa bene. Il 4 perdi tutto, tranne li finisci perché sono troppo pesanti. E fa esattamente quello che deve fare. No, X-Factor, ragazzi, merita. Allora, all'inizio, la mia vita con X-Factor è stata questa. All'inizio, quando abbiamo guardato il lancio di Ravnica, pensavo fosse una morchia. Poi l'ho vista giocare e me l'hanno giocata contro. Ed effettivamente è una carta che non è. Allora, per certo, X-Factor non è una morchia. X-Factor è una buona carta di Magic. Quanto sia forte, lo vedremo. Non è una morchia. È una carta forte. Questo monored ci ha vinto senza. Però questo è un monored che gioca 4 Frenzy. Non gioca X-Factor questo. Non gioca neanche un X-Factor. Gioca 4 Frenzy. Questo non gioca. Per il resto la lista è uguale all'altra. Perché ha deciso di fare vantaggio carte. Allora la scelta di Basson è stata fare vantaggio carte in maniera più solida. Cioè gioco 4 Frenzy perché quando gioco X-Factor non so se riesco a fare vantaggio carte. Mentre con l'Experimental Frenzy sicuramente il vantaggio carte lo faccio. Che è una cosa vera. Tra l'altro, bisogna vedere però perché potrebbe uscire una versione con il rosso un po' più aggressiva di questo che invece vorrà giocare X-Factor. Quindi, onestamente, sono curioso di vedere dove andrà a finire. All'inizio dicevo che era una morchia, poi dicevo che era una carta che andava bannata perché non riesco a capire effettivamente la forza di questo deck. Comunque, era per dire che è una carta che ho rivalutato parecchio. Ho rivalutato tantissimo. Sono partito pensando che fosse veramente una schifezza. E invece una schifezza non è, perché ti mette tanta pressione. Adesso forse non si è giocata molto in questo GP. Anzi, penso che non l'abbia giocata quasi nessuno di X-Factor in questo GP. Forse qualche Jeskai spell strano. Perché 4 e non 3 Frenzy? Perché lo vuole sempre vedere al quarto turno. Cioè, questo deck ti sta dicendo che vuole fare esattamente queste cose. Io la Frenzy la voglio fare sempre al quarto turno. Perché la vuole fare sempre? Non è perché ne vuoi 4, non è perché ne vuoi 2, è perché la vuoi sempre vedere al quarto. Sempre, non c'è un momento in cui questo deck non la vuole vedere. Per quanto riguarda Sharkan, ho visto un mazzo monorosso midrange che giocava i Demanding Dragon e i Verix. È un deck interessante. Non è solido come questo deck. Perché onesto come questo deck. Però è un deck interessante che mi ero ripromesso di provare, Francesco. Purtroppo non ho i Sarkhan e non l'ho provato. Però ne ho parlato senza i draghi. No, senza i draghi. Se devo giocare Sarkhan senza i draghi, preferisco giocare questa versione qua. Solo per il Khal Sigling, no. Solo per ciclare le carte, preferisco giocare questa versione qua. Onestamente. Solo se lo devo inserire in questa versione di Monored, gioco le 4 Frenzy senza dubbio. Se la devo inserire in una versione di Red modificata, che magari, che ne so, non gioca neanche le finisci, e gioca magari forse più spari, non lo so.
Onestamente, giocarlo soltanto per ciclare le carte non ha senso. Cioè, non è che non ha senso, può essere una soluzione, ma sono più forti queste soluzioni. Le Flame of Keld non ti piace come carta in mono rosso? In un mono rosso più aggro sì, assolutamente sì. In un mono rosso più aggressivo sì, qua è più stabile. Tu dici un mono rosso più aggressivo di questo? Beh sì, si può fare. Togliendo i Chain Whirler, togliendo le Fenici, togliendo magari le Frenzy, togliendo due terre, si può fare un mazzo mono rosso più aggressivo. Magari inserisci qualche altro drop a 2. Il problema è che non ci sono drop a 2 così tanto forti da giustificare questa cosa, però si può fare. Cioè viene un mazzo più economico e giochi le Flame of Keld al posto degli Experimental Frenzy. Non viene un mazzo forte come questo, ma è un'idea. Per quanto riguarda il 5 call control, ragazzi, io non lo so, non lo so giudicare questo deck. Sinceramente non lo so giudicare. Dovrei anche giocarlo per capire se è possibile giocarlo questo deck. Onestamente non... Lagga lo streaming? C'è stato un attimo... C'è stato un attimo di lag, confermo. Sta laggando. Sto laggando io. Sto laggando io adesso, ragazzi. Ciao Andri, buonasera. Adesso sembra essersi sistemato. Un piccolo momento di lag. Ho detto, personalmente... Non lo so, lo dovrei provare per capire anche solo se è giocabile. Secondo me non è giocabile. Secondo me non è proprio giocabile come deck. Però magari mi sbaglio. Cioè lui ci ha fatto comunque, ci ha fatto comunque top 8. Gioca la combo. Questo deck l'ha portato per giocare la combo Lich Mastery con Chance for Glory. Perché se hai Lich Mastery sul board non perdi con Chance for Glory. Però onestamente lo dovrei giocare, sinceramente. Prova questo. Questo deck mi mancano per giocarlo. I Mastermind, Lich Mastery, i Mirari Conjector. Mi mancano molte carte. Poi Decide cosa mi manca. No, la side, forse un Tyrant mi manca. La side ce l'ho tutta, però mi mancano queste carte. Va bene ragazzi, detto ciò, detto questo, andiamo a giocare qualcosina anche noi. È arrivato il momento di tornare su Arena, di passare all'azione.